sono Marco Salvucci, ci troviamo nel comune di Fiumicino, provincia di Roma. Ho una cinquantina d'anni, diciamo, faccio l'allevatore da sempre, da terza generazione. Facciamo il latte già durante la seconda guerra mondiale, mio padre lo portava a refrigerare in un'azienda vicino qua che si chiamava azienda Torri in Pietra, perché qua non c'era ancora un refrigeratore stabile, quindi anche durante la guerra abbiamo prodotto latte che veniva distribuito a Roma. Oggi abbiamo in produzione 150 vacche in lattazione, produciamo 55 quintali di latte, la media è circa 36 litri. Siamo molto contenti, con grasso intorno a quasi al 4, proteine 3,40, cellule somatiche a posto, carica batterica a posto. Sono sposato, ho 3 figli, diciamo, ancora studiano, spero che un giorno anche loro possano prendere in mano questa azienda, portarla verso un futuro, diciamo. Oggi soffriamo parecchio, infatti il ricambio generazionale fa fatica a entrare, perché il prezzo del latte è sempre troppo basso, non sufficiente a dare un reddito certo. Negli ultimi anni abbiamo visto l'esigenza che c'era delle nuove generazioni di avere l'accesso alla fattoria, perché, diciamo, c'è stato uno scollamento generazionale dalla terra alla città, quindi c'è la necessità dei bambini, della parte dell'insegnamento, di tornare a vedere e a visitare dove vengono prodotte il latte. Quindi abbiamo avviato da alcuni anni la fattoria didattica, con vari laboratori che richiamano alla terra, quindi produzione del latte. Piano piano ho aperto un caseificio e produciamo vari tipi di formaggio. Alleviamo una parte degli animali che abbiamo destinati alla produzione di carne. Abbiamo conosciuto Tecnozoo 13 anni fa, piano piano ci hanno presentato le loro idee, ci hanno presentato quello che facevano, e in un momento storico in cui io avevo una difficoltà grossa di capire gli animali che avevo nel frattempo allevato, perché selezionando molto anche la mandria non era più quella che io conoscevo prima, ho chiesto ai tecnici del Tecnozoo di aiutarmi a gestirli. Grazie a Cristiano Sensi, Marco Piloga, è stato fondamentale inserire dei protocolli di gestione su alcune fasi molto importanti dell'entrata in produzione degli animali, la fase di preparazione, che mi hanno permesso di tornare a capire gli animali a essere curati meglio e quindi anche a fare performance produttive superiori. Produciamo il latte che è veramente sempre troppo, il prezzo troppo basso, e delle performance alte servono proprio a essere competitivi. Siamo certificati da 3 enti per quanto riguarda il benessere animale, stanno in uno stato, noi ci teniamo che stiano bene, perché un animale che sta bene produce bene, produce del buon latte che poi fa sicuramente bene. Posso consigliarlo a tutti di lasciarsi aiutare da questa azienda, che ha dei tecnici molto validi, molto preparati, molto puntuali, sempre presenti, mettendoci veramente tanta passione e tanto cuore.